prendi un Himalayan, trattala male, togliele la ruota da 21, mettile una ruota da 17 e vedrai che esce una guerriglia. Questo è forse quello che hanno pensato i tecnici di Royal Enfield quando hanno pensato di costruire questa moto, che chiaramente è derivata dall'Himalayan ma ha parecchie parti differenti, tra cui appunto una novità in questo settore per quanto riguarda Royal Enfield, ovvero la ruota anteriore da 17. Ma prima di continuare a scoprire tutti i dettagli tecnici, solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, attivate la campanellina delle notifiche, perché è solo grazie a voi che posso vivere esperienze del genere in anteprima internazionale. Ma vediamo subito quali sono le differenze con la Himalayan, perché ce ne sono tantissime. Tutta la parte anteriore del telaio è stata ridisegnata e riprogettata. Cambiano le quote, cambiano le misure. Diciamo che l'Himalayan vi arriva qui e questa è molto più bassa, ovviamente per accomodare una ruota anteriore da 17 pollici in lega, entrambe tubeless. Ruota anteriore che viene accompagnata da un'altra ruota posteriore sempre da 17 pollici, misure 120/70 all'anteriore, mentre al posteriore un bel gommone 160/60 che durante le curve, ma non vi spoilerò niente, fa egregiamente il suo lavoro. Il serbatoio molto più rastremato, molto più piccolo, arriva a 11 litri, ma il motore lo conosciamo, è lo Sherpa 4,5 che riesce a garantire percorrenze nell'ordine dei 30 km al litro. Piccolo spoiler, se scanniamo un po' di più riusciamo a consumare anche 26-27 km al litro. Il display TFT circolare rimane il medesimo dell'Himalayan, quindi ha il solito sistema di connettività con lo smartphone che vi permette di usare il navigatore integrato di Google Maps direttamente sul display. Gli stessi sono i blocchetti, sia il destro che il sinistro. Molto interessante la zona posteriore, soprattutto per quanto riguarda il forcellone. Rimane il classico forcellone a banana che abbiamo già visto sull'Himalayan, ma è un filo più corto, 7 mm. Questo perché? Perché hanno dovuto montare un leveraggio completamente diverso. Le sospensioni sono un grande cambio rispetto all'Himalayan. Mentre l'Himalayan ha un'escursione di 200 mm, qui si riduce. 150 mm all'anteriore con una forca non regolabile, ma sempre fatta da Showa e con steli tradizionali, mentre al posteriore un mono che offre un'escursione da 140 mm. Un setup piuttosto sostenuto, ma ideale per chi vuole fare la guerra su strada. Cambia poi tutto l'attacco della pedana. Ovviamente la moto è molto più bassa dell'Himalayan, 78 cm di sella significano che chiunque può toccare comodamente. Tra l'altro c'è anche spazio per il passeggero e non solo, perché la gamma di accessori è davvero molto molto ricca. Triangolazione: diciamo che la parte inferiore ricorda tanto una Naked, la parte posteriore ricorda tanto una Scrambler. Forse questa è la guerriglia che Royal Enfield vuole scatenare, quindi inventare quasi un nuovo segmento che cerca di unire due mondi: da un lato la sportività, dall'altro le linee classiche. La migliore occasione della città di Barcellona, in cui Royal Enfield ha organizzato questo magnifico lancio stampa per provare questa guerriglia 4,5. Già che siamo fermi al semaforo vi dico, sì, guardate quanto è stretta tra le gambe, grande serbatoio che si allarga verso la parte frontale, posizione di guida comoda, probabilmente io preferirei un po' di più la sella alta, seduta, beh guardate, si tocca benissimo con i piedi a terra, io sono alto 1,78 m, ma non faccio fatica a immaginare che anche chi fosse alto 1,55 m, 1,60 m possa trovare estremo comfort, anche perché appunto la parte centrale è estremamente stretta. E soprattutto brava Royal Enfield, perché pedane e leve non danno assolutamente alcun fastidio. Per quanto riguarda la trasmissione del calore, leggermente, oggi ci saranno sia 27-28 gradi, si percepisce al polpaccio destro, ma adesso magari in città
mettiamo nella modalità eco, abbiamo due mappature e acceleratore ride by wire per questa moto che, come vi ho spiegato nell'introduzione, è strettamente derivata dalla Himalayan. Le mappature tra l'altro possono essere cambiate solamente a motore acceso e da fermi, in marcia compare il messaggio che non te le fa cambiare. Molto belle le finiture e soprattutto le grafiche, che in questa versione sono sotto trasparente, quindi davvero molto molto curata, mentre nella versione base sono semplicemente degli adesivi. Vediamo però come si comporta in città e tra l'intensissimo traffico di Barcellona. Ragazzi, da quando mi sono spostato in una città più piccola soffro tantissimo il traffico delle grandi città, ma devo dire che questa è una motina ideale per queste situazioni. Motina, chiamatela motina, è già una bella moto con cui poter imparare, soprattutto con il prezzo con cui arriva sul mercato riesce ad essere anche più flessibile di uno scooter. Infatti, essendo agile, stretta e molto compatta, guardate come si muove in un fazzoletto, riuscite a divincolarvi nel traffico davvero in maniera eccezionale. Molto bello tra l'altro il TFT, che secondo me più che nei lunghi viaggi ha il suo punto di forza proprio nell'uso urbano, perché abbiamo la navigazione integrata con Google Maps, che risulta l'ideale per spostarsi magari per fare tragitti brevi senza dover montare supporti telefoni o navigatori o altri strumenti. In modalità eco il motore diventa molto docile, ci spiegavano ieri che ha una erogazione della coppia leggermente inferiore rispetto alla modalità performance, ed è la modalità che onestamente vi consiglio per l'uso urbano. Uno, vi fa risparmiare anche un po' di carburante, due, vi permette di rendere questo motore un po' più trattabile, perché come vedremo un po' più avanti nel test, quando utilizziamo la modalità performance ha un pochino di on off, cosa che potrebbe dare un po' di fastidio appunto nell'uso urbano, rendendo la moto leggermente più scorbutica. Ottimo il freno dietro, addirittura fin troppo aggressivo per i miei gusti, con una leva posizionata un po' più in alto. Non abbiamo avuto tempo di fare nessuna regolazione, però insomma ragazzi, ci sta, siamo in un lancio stampa. Mentre attendiamo il resto della compagnia, direi in città promossa, ma adesso vediamo come si comporta tra le curve. Tra l'altro c'è una piccola USB-C proprio qui sul manubrio di serie. Tra l'altro il giro di oggi non solo prevede tante curve, nel corso della giornata faremo un totale di circa 160 km, ma iniziamo questo tour e prova della Royal Enfield Guerriglia 4.5 nel circuito, o meglio in quello che una volta era il circuito di Montjuïc, un circuito usato anche nella maggiore formula, quindi nella Formula 1, e che adesso però fa parte della rete urbana, insomma un po' come la Targa Florio. E adesso che siamo tra le curve, vediamo come si comporta questa Guerriglia 4.5. A onor del vero l'ho già utilizzata un bel po' e devo dire che provatela quando sarà disponibile nei concessionari, perché potrebbe lasciarvi di stucco, soprattutto in una strada ricca di curve con un asfalto così bello come queste, che come questa che stiamo facendo. Iniziamo però sempre dalla posizione di guida, che è molto da scrambler, nonostante le due ruote da 17 sia all'anteriore che al posteriore, tra l'altro con una bella gommatura, perché abbiamo 120 all'anteriore, 160 al posteriore, quindi come alcune naked, la posizione di guida è molto eretta, merito di un manubrio con piega abbastanza alta, anche se poi con le estremità parecchio arretrate. Una posizione di guida che comunque è molto molto comoda e che vi permette anche di macinare parecchi chilometri. La protezione dall'aria, abbiamo fatto anche un po' di autostrada, beh, è quella che è, come tutte le scrambler e le naked, non è che possiamo pretendere più di tanto. Però andiamo subito nel vivo dell'azione, perché iniziamo a parlare di sospensioni che, come dirlo, sospensionano bene, ragazzi. Mi aspettavo una taratura decisamente più morbida, soprattutto per quanto riguarda la forca, che non è regolabile, ma devo dire invece che il tutto è ben equilibrato
è piuttosto sostenuto, tanto da risultare addirittura un po' secca quando siamo nell'uso urbano, quando dobbiamo attraversare qualche asperità di troppo. È strano il feedback iniziale che dà soprattutto la parte anteriore, perché sembra quasi che la moto voglia cadere velocemente in piega. Sicuramente questo deriva dall'aver abbassato il telaio dell'Himalayan, però devo dire poi che nel guidato, e tra l'altro sentite come canta questo monocilindrico da 40 cavalli, l'insieme è molto molto piacevole, ti dà una bella comunicatività e soprattutto è estremamente agile, merito anche di un interasse parecchio corto. Siamo a 1,44 m tra il perno della ruota anteriore e il perno della ruota posteriore, quindi davvero molto molto compatta come moto. Si guida con le gambe, si permette di fare davvero delle robe da moto grande, da moto molto più grande, ti lascia sempre un sorriso con 32 denti stampato dentro al casco, proprio perché la sua agilità non preclude comunque un'ottima stabilità anche quando le cose iniziano a farsi un po' più veloci. Buono il cambio, devo dire che nella guida un po' più sportiva ha qualche incertezza di tanto in tanto, però è anche una moto che grazie a questo motore non esige continue cambiate. La coppia è sempre costante, soprattutto a partire da 3000 giri abbiamo l'80% della coppia disponibile. Questo cosa significa? Che non ci ritroviamo a cambiare spesso marcia e soprattutto ci ritroviamo ad utilizzare spesso marce alte, quindi quarta, quinta, sesta sono le marce che utilizziamo di più e soprattutto sono le marce che permettono anche di diminuire un po' di on off che comunque il ride by wire porta, soprattutto quando abbiamo solamente un cilindro a disposizione. Guardate nel frattempo come stiamo scorazzando tra queste belle curve. Dietro di me tra l'altro c'è Spavald, nella presentazione stampa sono stati invitati oltre a vari giornalisti anche Spavald, Nonort, Bianca, Danny Lazzarin, che segue e stimo tantissimo, ma concentriamoci ovviamente sulla moto. Per quanto riguarda la frenata, il freno anteriore ha un bite iniziale abbastanza dolce, molto modulabile, però frena e rallenta bene anche quando siete molto piegati. Devo dire che la sensazione di controllo è davvero molto molto piacevole. Per quanto riguarda il freno posteriore, forse un po' troppo, nel senso che la leva è un po' in alto, si nota l'eredità dell'Himalayan, ma soprattutto il bite è molto aggressivo sin dalle fasi iniziali. Questo consente forse poca modularità e ogni tanto potrebbe portarvi a pinzare un pelino più del necessario. Credo che l'impianto però debba anche essere rodato, dopotutto questa moto ha poco più di 500 chilometri all'attivo, quindi è davvero parecchio nuova. Insomma, è una moto che comunque offre tanto. Guardate comunque nel guidato come si fa a condurre, inizia a diventare davvero molto stabile, soprattutto gli inglesi direbbero una flickability, nel senso che i cambi di direzione, ragazzi, sono fulminei. È una moto che nel misto stretto e quindi di conseguenza anche in città o in moltissime altre situazioni riesce davvero a farti emozionare. Ovviamente parliamo anche di motore che è esattamente lo stesso di quello dell'Himalayan. Devo dire, io ancora non ho provato la nuova Himalayan, magari la proverò in futuro. Nel frattempo l'operaio ci ha fatto il saluto al motociclista, quindi magari anche lui è un motociclista. È un motore comunque allunga bene, devo dire, perché fino a 8000 giri, sentite qua, adesso inizia a tirare diciamo nei 3000 giri e fino ai 7000 giri senti comunque che ne ha un po' di spinta, anche se non ha dei picchi strani, e questo ha, a seconda del vostro modo di guidare,
sia dei pro che dei contro. Il pro è che non mette mai in crisi. Guardate, io adesso faccio la curva, riprendo in mano l'acceleratore, vedete come la moto rimane lì, non è un motore esasperato che mette in crisi. Quindi dal punto di vista di un neofita è sicuramente una nota positiva. È un motore che tra l'altro non vuole marce troppo basse, diciamo che ti ritrovi spesso ad utilizzare una o addirittura due marce in più rispetto a moto che più o meno hanno una dotazione simile, sei sempre tra la quarta e la quinta. E tra l'altro quello che mi ha sorpreso è che adesso ho posizionato la ISA 360 in maniera che non si vede il contagiri, mi sposto un po', però guardate, io sono in quarta, riprendo in mano l'acceleratore, ovviamente trotterello un po', però guardate, a 40 km orari lui a 2200-2300 giri inizia a essere molto lineare, ti tira fuori dalle curve. Quindi è uno di quei motori che non solo ti permette di divertirti poi tra le curve, ma ti permette anche di andare nel traffico urbano o trotterellare o goderti ancora di più il paesaggio, magari con un bel viaggio in doppio, perché questa moto i viaggi in doppio li digerisce anche molto bene. Quello di Royal Enfield, quindi il motore Sherpa 4,5, è un motore che ama girare ai regimi intermedi, che poi ragazzi sono quelli che utilizziamo sempre su strada. Bello il TFT, bella la dotazione, ma direi che abbiamo già parlato della moto, adesso però ci fermiamo così traiamo le conclusioni e vediamo chi dovrebbe pensare di acquistare questa Guerriglia 4,5. Dopo un bel giretto di circa un centinaio di chilometri sono pronto a dirvi le mie conclusioni. È una moto particolare, all'inizio non ti dà subito un'estrema confidenza, soprattutto se vieni da delle moto standard, maxi enduro, naked, categorie ben definite. Cade frettolosamente in piega, soprattutto nella parte iniziale, ma è lì quando iniziano le curve che lei ti dice dai, osa un po' di più, fai quella curva un po' più veloce, ed è lì che scopri il vero carattere di una moto che sì, ti permette di passeggiare, ti permette di essere utilizzata in città senza alcun problema, vibra poco, consuma poco, ha anche un bel sound da questo scarico omologato Euro 5, ma che appena la strada si apre riesce a tirare fuori un bel carattere e soprattutto una dinamica di guida che non ti aspetti e che ti lascia davvero molto molto felice. È la moto perfetta? Beh, fatemelo sapere voi. Quello che però è necessario sapere prima di trarre le conclusioni è il prezzo. Si parte da 5.390 euro per la versione base, quella di colore grigio, si sale a 5.490 euro per le colorazioni che si posizionano nella fascia media fino ad arrivare a 5.590 euro della colorazione top, che è la bianca e azzurro, molto molto bella dal vivo, tra l'altro colorazioni ben curate, soprattutto quella di fascia media e alta, in quanto anche gli adesivi sono messi sotto trasparente. C'è poi una gamma di accessori, tra cui anche due ampie valigie laterali, che vi permette di trasformarla, non dico in una globetrotter, ma in una di quelle moto con cui affrontare il weekend in doppio non è una difficoltà. Una moto che non ti dà reali limiti. Se entri nel concetto di una moto del genere con questo prezzo qui, può quasi essere una moto totale per tutti gli amanti della strada e per chi fa un uso misto. Costa molto meno di alcuni 125, ma ti dà una bella potenza, un bel motore, consumi parchi e una robustezza percepita davvero eccezionale. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io sono rimasto sorpreso. Nel test vi ho raccontato anche quelli che sono magari non difetti, ma alcune criticità che potrebbero essere migliorate. Ma aspetto di sapere la vostra. Come al solito iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, e per questo video è davvero tutto. Ciao!